ragazzi e ragazze, mi sentite molto sveglia e sfavillante, ma in realtà in questo video stavo morendo dal sonno e qui mi vedete girarmi e rigirarmi perché non avevo voglia di alzarmi. Quindi però finalmente alla seconda sveglia prendo finalmente il cellulare in mano, la spengo e non lo nego, prima cosa che faccio vado sui social, vado a vedere tipo Instagram, Facebook, YouTube, vado a leggere i vostri commenti, vado a vedere le vostre domande e rispondo ad alcune. Se mi fate qualche domanda vado a vedere quello che riesco, rispondo sia su YouTube che su Facebook che su Instagram, e poi qui sono io che faccio la scema su Snapchat. Se ancora non mi seguite su Snapchat non perdetevi queste perle di saggezza e mi trovate come Nicole Hussel, poi a fine video troverete il link. Questo sono io che corro su e in giù come una pazza per rifare il letto, lo rifaccio sempre alla mattina perché mi piace avere la camera subito in ordine, lo so, sono fissata. Poi mi fiondo nella doccia, io faccio sempre la doccia la mattina, non chiedetemi perché, ma altrimenti non mi sveglio. E quindi questi sono i prodotti che uso, questo è lo shampoo Diego Della Palma, poi questa è una maschera nuova che ho scoperto per i capelli della Piarium, è fenomenale, ha un profumo che è la fine del mondo e nutre i miei capelli che hanno tanto bisogno perché ho l'extension, quindi insomma sapete che tendono ad essere molto secchi. E poi detergente viso e bagno doccia al cioccolato, questo ha un profumo pazzesco. Poi da notare le mie pantofoline con la Torre Eiffel, non sono le pantofole più belle che voi abbiate mai visto. E poi passo alla skincare, anche questa crema contorno occhi ed è la Piarium, la stendo su tutto il contorno occhi, mi raccomando sempre fino alle tempie. E questa crema è molto idratante, ma si assorbe in fretta, che è un binomio non facile da trovare, quindi mi piace particolarmente. E poi una crema idratante, ma non troppo, per la mattina, che va ad idratare la pelle, ma appunto non la rende grassa. E poi passo all'idratazione del corpo, questo è uno step che non salto mai in realtà, ma non ve lo faccio quasi mai vedere tipo nei video, e quindi appunto idrato soprattutto le gambe. E poi passo all'outfit, oggi outfit semplice, ma vi faccio vedere il mio nuovo acquisto Gucci, queste stiletto, queste décolleté che per me sono splendide, cioè mi sono innamorata quando le ho viste. Poi passo alla colazione, questo è yogurt greco, sapete quanto io adori lo yogurt greco. E poi sopra ci metto un bel po' di cereali, a volte metto anche tipo semi d'avena, quello che ho in casa, e appunto metto un po' di frutta, questi sono Ribes, e un bel po' di lamponi, amo i lamponi. Poi una bella spruzzata di miele per rendere il tutto più goloso, e voilà, la nostra colazione super energetica è pronta, ma anche sana. E questa sono io che sto al computer già di prima mattina, ebbene sì, perché vado a rispondere all'email, e questo che mi vedete bere non è altro che un bicchierone d'acqua perché devo idratarmi subito la mattina, altrimenti mi manca veramente l'acqua. Questo è Gatto Denver immancabile che mi segue per tutta la casa. E poi passiamo al trucco, questo è il fondotinta Claren e vado a stenderlo su tutto il viso con la mia Beauty Blender, che ormai è mozzatissima perché aveva un sacco di muffa e quindi ho tagliato tanti pezzettini. E poi non so perché mi faccia questa cosa la Beauty Blender, evidentemente non so come asciugarla, come l'asciugate voi la Beauty Blender. Poi passo al correttore, vado a sfumare per bene anche questo, e poi fisso il tutto questa volta con la terra perché, ebbene sì, sono ancora molto abbronzata e quindi non per vantarmi, però insomma fisso il tutto con la terra perché appunto questo colore fantastico che ovviamente non mi durerà, ma sorvoliamo. E poi faccio un po' di contouring sempre con la stessa terra, ma la metto un po' più in modo marcato. E poi blush, questo è Givenchy sui toni molto naturali, è tipo un rosa color carne rosa. E poi primer potion, quindi vado a primare, vado a stendere la base per l'ombretto e poi stendo questo colore che è tipo un beige opaco, quindi un color carne, su tutta la palpebra, sia su quella mobile che su quella fissa. Poi con il marroncino bronzato, sempre della stessa palette Too Faced, vado a segnare la mia piega e la mia rima inferiore delle ciglia. Poi vado a sfumare il tutto con un pennello pulito e passo l'illuminante, questo è il Girl Meets Pearl di Benefit, è il migliore illuminante del mondo,
e dopodiché vado a fare il contouring al naso. In molte mi chiedete se mi sono rifatta il naso, no, ma ho scoperto il contouring e quindi vado a sfumare anche questo. E poi eyeliner rigorosamente nero, amo gli eyeliner a pennarello, sono i più facili da usare, li consiglio sempre, e vado a creare una codina non troppo spessa alla fine dell'occhio, quindi vado ad inspessire la linea verso l'esterno come al solito. Poi matita nera, questa è di Collistar, all'interno dell'occhio, sfumo per bene la matita con l'ombretto sottostante. E poi matita per sopracciglia, questa è la mia mitica matita Diego Della Palma, sarà tipo la terza che faccio fuori, amo questa matita, tipo è del colore perfetto per le mie sopracciglia, e vado a riempire tutti gli spazi delle mie sopracciglia che sono molto irregolari. Poi pettino il tutto, non mi resta che passare alle labbra, userò i rossetti Vice Urban Decay, questo è il Black Mail, è un matte, date un'occhiata alle tonalità, specialmente quelle matte dei rossetti Vice, perché sono veramente, cioè, l'amore puro. Poi passo il mascara perché mi sono dimenticata di stenderlo sulle ciglia inferiori, e voilà, questo è tutto per la morning routine di oggi. Spero vi sia piaciuto questo video, mando un bacione enorme, alla prossima, ciao!